The flip, vieni qua. Oh, io quando allora, domani farò questo. Quanti aspetta, soldi? Guarda, aspetta. Inizio oggi il format. Ciao, cosa ti posso prendere con un euro? Una carta? Un bacio sulla guancia. Io bacio sulla guancia. Perché sto provando il format, flippo le cose comprate. Da un euro passa a due, passa a cinque, passo... Avete qualcosa con un euro? Arriverò con più soldi da voi. Ciao, buona serata. Vieni. Di qua. Ciao. Cosa posso comprare con un euro? Sto facendo il format flip the card. Mi serve una carta rivendibile a poco o più. Io anche di più si faccio. Pacchetto omaggio di Formula 1, ma non lo pago. Omaggio? Posso prenderlo? Grazie. Qual è? Formula 1, gira la vetrina. Bella. La bustina rosa, Formula 1, puoi prenderlo. Turbo Attax. Perfetto. Spacchettamento? Sì. Grazie. Ma la vuoi aprire o la vuoi rivendere così? Secondo me ha più valore rivenderla chiusa, eh. Allora secondo me devi andare da Funko Pop e gliela vendi. Va bene. Devi scambiare un Funko Pop. Scusatemi ragazzi, sto facendo flip the card. Sto provando a fare da un euro a di più. Vi vendo un Turbo Attax per un euro, un pacchetto chiuso epico. Mi serve... Allora, ti vendo un pacchetto originale prima edizione di Turbo Attax e sto facendo flip the card e mi serve qualcosa del valore di 1, 2, 3 euro per questa carta. Se mi puoi dare qualcosa di un valore simile, te ne sarei... Non ho idea di cosa tu abbia detto, mi fa schifo, però se lo vuoi scambiare per questo, va bene. Va benissimo. A voglia. Grazie. Ciao. 4 euro. Oh. E lo Shinigami? Vale di più, grazie. Già stiamo a 4, adesso vendi a lui per un manca da 10 euro. Scusami, ho comprato questo Shinigami per 4 euro. Mi puoi dare qualcosa per 5 che sto facendo? Una flip the card, qualsiasi cosa tu voglia. Una bustina Pokémon. Ma c'è il Dreddone. Ma c'è il Dreddone, dai, che sta vendendo la. C'è Just Ron. Dai, c'è Just Deluxe. Guarda che sta vendendo la droga, Ron. Fede, una bustina per questo, dai. Una bustina verde? No, per una questo. Cosa che vale di una più, cosa no, che vale un euro o due euro in carta, più di questo, carta, vi do questo. Una carta, non una bustina, una carta poco. Dai. Ma no, ma grazie. Una bustina, no, secondo ma una me bustina vale di più. Però fai tu, vale fai tu. 5 no. euro, ragazzi. Fai tu. Non so quanto vale quello. Ma quello vale 4. No, non vale 4, vale di più. Vale 8. Vabbè, cioè, vale 10. Se si era scritto 60 valeva 4. Sì. Fai tu quello che... Sì, fai tu. Dai, secondo me la carta è più scambiabile. Uno shine. Di me, però. Che ne so, è... Qualcosa di figo. Qualcosa di una figo. Una cosa di rivendibile magari anche a basso so, prezzo. Un Iron Force. Di questi con va benissimo. Dai, è andata. Oh, va bene il prezzo va qua. Va bene. Grazie. Ci siamo. No, però aspetta. Foto. Va benissimo. Foto in diretta. Grazie, caro. Ciao ragazzi. Ciao. Va bene, Andrea. No, devi non mi devono vedere, non mi devono vedere. Devi continuare sulle carte. Sì, perché devi vendere. Adesso devi un attimo fermarti e devi venderlo bene. No, questi manga non valgono. Dove sono le carte? Devi andare da un collezionista che gli manca quella carta là. Okay. E te ne dà una da almeno 15. Sai che il mio zaino è più leggero? Non lo so. È chiuso. Quindi se loro hanno delle carte. No, manga non vale, però manga non vale. Il manga non vale. Però, qua, ragazzi, qua. No, niente. Okay. Posso chiederti una foto? Sì. Me ne vado al volo. Un peluche, secondo me un peluche potrebbe essere. Aspetta, fammi No, devi continuare sulle carte, bro. No, non c'è una foto. 45. No, sono 110, bro. 5. Secondo posto. Da 8 ce n'è. Ma non posso vendere una katana. Scusami, hai una katana da 10 euro? No, la mini katana da 15. Perché io sto facendo flip the card, stiamo barattando da zero fino... cerchiamo di arrivare al massimo. Ti va un Eevee Shining per una katana da 10, dai?
se ce l'hai. Oppure anche un action figure. Questa è la 15. Va benissimo. È una mini katana? Mini katana dell'ultimo samurai, anche l'espositore adesso. Dell'ultimo samurai, sì. Perfetto. Va benissimo. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Grazie, gentilissimo. Adesso abbiamo smesso. Sì, sì. Posso chiedere una cosa? Aspetta, una katana da 15. Dell'ultimo samurai, attenzione. Vai. Io. Apri un po'. Vai, vai, fate la foto. Fate col mio... No, questa è una live, questa è live. Fate la foto, fai la foto, fai la foto. Sì, sì, sì. Ora ci riprendono. Documentiamo tutto. Vai. Il nuovo mondo. Vai, vai. Ci puoi scrivere il prezzo sopra così flippiamo nel caso a qualche... Sì, sì, sì. No, fa vedere. Infatti sono curioso, eh. Non è male, eh. Questa minchia, questa è l'Elsa. Ci vediamo domani? Sì, a domani. Guarda che fra questa qua, secondo me, da 15 euro. Però questa qua, da 15, sì, sì, sì. La katana svolta, però. Questa qua, secondo me, questa spacca dell'ultimo samurai. Se puoi scrivere ultimo samurai. Ma cosa potremmo tridare? Non stiamo barando, perché stiamo solo mettendo. Perché ovviamente col prezzo si tira. Questa è una grazie, bomba. Caro. Grazie ragazzi! C'è pure l'espositore, però vai là. Ah no, 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 no. Lo stand no, di ah, no, 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 lo stiamo dalle waifu. Ciao ragazzi! Stiamo facendo flip the merch e abbiamo una katana dell'ultimo samurai da 15 euro. Avete qualcosa per scambiarlo da 20 euro o da 17? No, stiamo facendo una challenge. Tempo a cambiarlo con una felpa che sono 40? Non vanno bene le felpe. Grazie ragazzi. No, però perché c'è le taglie nelle felpe, questo va bene per tutti. Ah, vai, vai. È già subito. Ciao. Ti posso chiedere un favore? Abbiamo questa katana dell'ultimo samurai da 15. Ci dai una mystery box da 30 euro, per favore? No, o qualcosa da 20? Perché c'è solo mystery box? Da 30. Dai, una mystery box per una. Sei pieno? Una. Sono io il cavolo, le posso fare. Dov'è il capo? Il capo Cironzola. Non c'è il cavolo. Qua mystery box potevamo svoltare. Ecco, no, troppo troppo. Non, non ha mercato, questo è da culto. No, ma bisognerebbe tornare. No, è meglio la katana dell'ultimo no, samurai. No, bisognava tornare dai Pokémon, però fidati. Se no continuiamo domani. Andiamo al bazooka. Capito? Questi sono fighi, eh. Perché se tu gli porti una statua, il tipo ti dice, vabbè, io gli do una roba, ma almeno questa roba me la tengo a casa, è figa. Questo è figo. Non so come dire. Ciao, stiamo facendo flip the merch. Abbiamo una katana dell'ultimo mini katana dell'ultimo samurai di 15 euro. Hai qualcosa per 17-20 euro da scambiare? Anche perché è vietatissimo vendere. Allora, a parte no, abbiamo comprata qua. Sì. Abbiamo fatto uno scambio, una carta Pokémon per questa katana. Che appuntate e basta. Tipo un boccale da 20. Un boccalino, non un calice. Ma c'è una katana dell'ultimo samurai. Con anche la rigazzola ufficiale. Puoi mettere sopra il caminetto. Andiamo. Passiamo di qua, Masa. Ciao, grazie. Si fuma e non fa uno scambio. Non trattano, bro. Vabbè, dai, ci riproviamo domani. Teniamocela e ci riproviamo domani. Andiamo alla macchina. Partendo da 15. Vabbè. Andiamo alla macchina, dai, mi sembra un buonissimo prezzo. Andiamo alla macchina. Quanto costa un quadro? Meglio con una katana. Aspetta, ma il quadro. Questo è carino. Ma perché tu devi puntare a una roba che tu domani la porti a uno stand di Pokémon? Quanto costa un quadro? Perché noi abbiamo questa katana dell'ultimo samurai da 15 euro, la vorremmo ufficiale dell'ultimo samurai, replica, e la vorremmo scambiare per un quadro dal valore simile perché stiamo facendo... Non posso, ragazzi, si può. Provate domani, siete ancora qua domani. Sì, ma siamo partiti da zero, se non ci arrivavamo a 15 se tutti dicevano di no, alcuni intelligenti hanno detto di sì. Più altri 15 euro di no.
No, no. No, ti mettono freddo, grazie. Niente, i boomer non grazie. Però. Vabbè, da 0 a... Da 0 a 15 per ora va bene, ma entro domenica siamo a 300 euro. A mille. Domani, guarda che tu non hai capito che io faccio solo questo. Ma da che eravamo partiti, bro? Da zero? Dal pacchetto di Formula 1. Ah, il pacchetto di Formula 1, sì.